Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come la coach di Amici si lascia andare ad una confessione sconvolgente. I pesanti episodi di bullismo hanno segnato la sua gioventù. Lo dice il nome stesso del programma. Il format Amici scoraggia con fermezza ogni episodio di sopraffazione e le rivalità malsane tra gli allievi della scuola. Al contrario, favorisce lo scambio di opinioni e la crescita personale. Non a caso, del resto, molti talenti reduci da Amici hanno ammesso di aver compiuto un importante percorso professionale, ma prima ancora umano, durante la loro permanenza nello show. I coach, ognuno a suo modo, sono sempre in prima linea per sorreggere gli studenti nei loro momenti di scoramento. Essi stessi arrivano da infanzie e adolescenze più o meno problematiche, e possono immedesimarsi nei disagi giovanili. Tra di essi spicca l'empatica Arisa. L'eclettica cantante ha confessato a Il Corriere della Sera di essere stata vittima di episodi di bullismo durante gli anni della sua carriera scolastica, ed il suo racconto ci permette di capire l'interezza del suo personaggio pubblico e privato. Amici, Arisa si mette a nudo di fronte ai fan. La coach di Amici ha rivelato a Il Corriere della Sera: alle medie non ero tra le ragazze più carine. I miei compagni mi prendevano in giro per il naso, o perché non avevo tanti vestiti. Per gli altri erano battute, ma io le prendevo sul serio, mi pesavano. Abitavo in campagna. Mio padre ha sempre avuto animali, e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l'autobus con i miei amici, che hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo. Arisa ha inoltre aggiunto: una volta hanno imbrattato il bagno dell'istituto con insulti alla maestra, firmandoli con il mio nome. Mi hanno sospesa per 3 giorni. Tutti sapevano che non ero stata io. Un racconto raggelante, che evidenzia la sottile crudeltà che spesso contraddistingue i rapporti tra gli adolescenti. Per la cantante il processo di accettazione si è rivelato un percorso in salita, così come la definitiva pacificazione con il proprio aspetto fisico. Arisa e la chirurgia estetica. Oggi manifesto della body positivity. La performer ha ceduto in passato alle lusinghe dei ritocchini, e ha confessato a Oggi è un altro giorno, passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Vedermi più bella pensavo fosse un modo per riempire dei vuoti, così ci sono cascata. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura? Arisa ha infine concluso: poi ho capito che il nostro corpo dovrebbe essere l'espressione di chi siamo. Non ha senso fingere. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I